Ciao a tutti, guerrieri e guerriere Sailor, io sono Ferdinando e sono un gran fan di Sailor Moon. Benvenuti in questo video di sabato 20 gennaio 2018. Non si parla di Sailor Moon. Chi mi segue su Instagram avrà visto ieri sera che avevo il tirocinio, quindi non ero in casa. Mi è arrivata la famosa The Fan Box di gennaio, quindi oggi è una Mystery Box. Apriremo questa. Già ve lo dico da questo video, per problemi anche perché non mi è rimasto tanti soldi, salteremo la The Fan Box di febbraio, che era Total Marvel. In casa mia non siamo amanti, neanche io, della Marvel, e io a marzo poi riprenderemo la The Fan Box a marzo, quando io poi sarò fuori Firenze quella settimana, penso, non so quando me la invieranno, dopo che io ritorno da fuori Firenze. E praticamente questo era il tema tecnologia. La The Fan Box che cos'è? È la prima e unica azienda italiana di Mystery Box, che ovviamente imita, cioè imita, è simile a quelle tipo americane, Loot Crate, eccetera, eccetera. A differenza di quelle straniere, The Fan Box non ti fa pagare il servizio in abbonamento, quindi solo quelle americane devi pagare mensilmente un abbonamento. Invece qui tu paghi 27,90 e solo questa scatola. Io l'ho presa già su, come potete vedere, quella di dicembre, e questa è quella di gennaio, la prima del nu nuovo anno. Non è una collaborazione specifico. Io le ho pagate con i miei soldini, questa e quella lì, e quella di giugno 2017, DC vs Marvel. Era tecnologia molto bello. Mega Man, che è in Street Fighter Cross Tekken, non è così, è tipo vecchio, anni 80, non so come, non so perché è stato fatto in versione vecchio. In realtà Mega Man è così, della Capcom. E qui c'è il "tu non puoi passare", ovviamente. E ora apriamola questa scatola, finalmente si apre. Aspettate, ma come l'hanno incollata? Ah, ecco, così. No, avevo sbagliato. Mira, eccolo qui, il taglierino è stato fatto. Sì. Ho paura perché sono state sigillate. Aspettate, forse non l'abbiamo aperta come si deve. Eh sì, lo devo fare così perché la The Fan Box non era stata aperta. Ecco qui. Apriamo il contenuto, è aperto, eh. Ci siamo riusciti. Vediamo cosa c'è. Oh, non c'è una Funko Pop, meno male. No, c'è una Funko Pop, oddio. Allora, abbiamo la t-shirt di Star Wars. Penso sia una t-shirt, poi la apriamo. Poi abbiamo Mega Man, che è una specie di pacco. Ora vediamo un po'. Poi abbiamo di nuovo questi personaggi come avevo fatto Thor. Di nuovo queste cose di Star Wars, le macchinine. E infine, come ho detto, c'è una Funko Pop di Iron Man. La Funko Pop di Iron Man. E qui è un'esclusiva. Come ho detto, la Marvel a me non mi piace. E infine abbiamo questo. Non so quando manderanno il famoso, questo è il fumetto, Space Archer, non conosco chi sia. E
ci ha dato una specie di numero dell'astrazione per questa FD Iron Man, non posso vedere il mio numero. Praticamente la t-shirt, allora ora apriamo tutto quello che c'è, poi dopo analizziamo qui. Allora, prima io non so che cos'è Gypsy Danger, è un robot da battaglia, quindi non so davvero chi sia, insieme a Thor, che l'ho rimesso dietro perché lì ci sono le Funko Pop Sailor, perché dopo di queste vedrete una Funko Pop Sailor, e e questo è Gypsy. Oddio, ora poi vediamo un po'. Mi è stato mandato di nuovo un'altra Funko Pop. È un periodo che mettono sempre le Funko Pop dopo quelle delle DSC dedicate a Batman. Dovevo avere anche la Funko Pop di Iron Man della Marvel. Sono 2, 3, 4, 5. Sì, sono 5. No, che sto dicendo, ragazzi? Sono Flash, Batman dell'Alta dei Fanbox. Le tre Sailor sono 5, questa è la 6. È la mia sesta Funko. Iron Man. Delle Funko io non li metterò negli oggetti, che non mi piace. Io questa me la tengo proprio per collezione. La metterò insieme a quelli sopra delle Sailor, perché di là mia sorella ci ammazza. Questa è della Capcom, come potete vedere, è dedicata a Mega Man, e ci sono questi personaggi, questi Mega Man, e gli altri non li conosco. È un portachiave, come dice il disegnino. Vediamo cosa mi è uscito, poi parleremo della questo sicuramente andrà, non so se lo rimarrò. Questi di Star Wars andranno in qualche giveaway. Prima di parlare di Mega Man vi faccio vedere queste macchine dei personaggi di Star Wars. Questi me li tengo, ed era una scelta qui. E ora vediamo un attimo qui. Vediamo. E poi è la t-shirt. La t-shirt, vediamo un po', è un portachiave. Cioè, la cosa che stanno mettendo le Funko Pop, la del Fanbox, però anche quella Marvel. E ecco, ragazzi, anche la Funko Pop Marvel. No, comunque la maglietta di Star Wars mi piace un casino. Io amo i colori grigio, nero. Volevo aprire, ma non ci riesco. Come mai? Non voglio rovinare la confezione. Lo facciamo direttamente qui. Essendo una scatolina molto piccolina. Non so, le cose di Harry Potter. Ecco, lo sto riuscendo ad aprire. Non so che portachiave esce. Vediamo un po'. Ah! La confezione è aperta e si presenta come quelle americane, quindi abbiamo l'oggetto qui. Allora, questi sono i personaggi di Mega Man che potevamo trovare. Io non li conosco nessuno, perché io giocando a Street Fighter lo so tutto. Ora vediamo, aperta, vediamo un po' chi c'è. Oddio, mi è uscito Mega Man. Ma c'era Mega Man? Io non l'ho visto. Ah sì, qui dice eroe del videogioco lontano 87, è stato creato da Dr. Light, questo come di assistere il laboratorio, ha sviluppato grande senso di giustizia fino a diventare famosissimo Mega Man. In queste collezioni potrò uno dei personaggi della saga. E io ho trovato il protagonista, Mega Man. Io, essendo come un giocatore di Street Fighter Cross Tekken, no, questo me lo tengo perché davvero
me lo tengo ovviamente come personaggio. Ora poi troverò un posticino anche per loro. Allora, poi tornando, questo non so. Allora, questo non so chi sia, ma è tipo Thor, quello che si attaccano i microfoni, questo si lascia così. Queste della Star Wars, le macchinine, si potevano trovare in queste versioni qui. E aspettate, i bonus ninja. I bonus ninja premi più veloci ad ordinare la box quando il tema cambia. Bonus ninja è una Shot Wars Star Wars Rogue One. Praticamente io sono stato il veloce, perché mi sembra uguale. Il bonus ninja. Ho ricevuto i bonus ninja. Meno male che non hanno messo tecnologie. Per la prima fanbox dell'anno scopriamo alcune delle tecnologie più interessanti del mondo nerd. Il fumetto Space Ash, le avventure dell'eroe spaziale Ace, realizzato dall'autore di The Walking Dead, Robert Kirkman, che si era dedicato all'adattamento a fumetti e non altri videogiochi, cartoni animati realizzati da Don Bluth, l'ideatore di Dragon Slayer. La t-shirt Star Wars, direttamente all'ultimo capitolo di Star Wars, l'imponente e corazzato AT-AT, e la apriamo. Quindi il fumetto si presenta così praticamente. Ok, non vi posso mostrare tanto. Ho ricevuto il bonus ninja. Sì, è proprio il Rogue One. Sì, è proprio lui. Sono stati il più veloce e ho ricevuto il bonus ninja. E vediamo un attimo. Quella di Iron Man, solo Iron Man si poteva trovare, perché Civil War, che c'era anche Capitan America, ci sono scritti dietro i personaggi, Agente 13, Falcon, Iron Man, quella con la maschera, io che ho trovato. Ah no, la maschera si abbassa, perché io qui vedo Iron Man, vabbè. Vediamo la t-shirt. Questa volta hanno messo la t-shirt di Star Wars. Praticamente è questa. Ok. Ovviamente mi piace parecchio la t-shirt di Star Wars. Avevo paura che mi mettevano la Marvel, invece, come è stata fatta l'altra volta. Allora, devo dire la verità. Total Marvel, ma questo salteremo. Quindi ho avuto il bonus. Allora, un altro Funko Pop, però della Marvel. Non mi aspettavo una cosa del genere. E io sono molto contento, perché è la mia sesta Funko. Però la metterò ovviamente nella sezione sopra alle 6 lore qui, quindi non andrà dietro. Vabbè, poi parleremo di questa in un video a parte, ora vedremo. Come non mi aspettavo che io il bonus ninja ero il più veloce, sono stato uno dei 5, così dice. Sì, uno dei 5 più veloce a ordinare la box quando il tema cambia, e sono stato io il veloce a dare. Ho avuto una specie di bonus, di premio bonus, infatti. Sì, è proprio lo stesso colore, vedete? Va bene, alcuni oggetti li metterò quando si farà il giveaway, penso questo. Ma sono rimasto contento anche di Mega Man e Mega Man bambino qui, però sono rimasto molto contento. Allora, chiusa, sono contento per Mega Man. Nell'info box troverete da Facebook a Telegram tutti i miei social network, il canale Selmufanzi affiliato ad Amazon, mentre il mio secondo canale Random Tuber Boys, vi aspettiamo io, Framuel Matteciano e Luca Metabricks, con anime e commenti della live ogni martedì, penso dalle 3:30 alle 4.
sui random Super Bowl. Io partecipo come se non un fans, perché poi essendo un canale gestito da noi tre, ma Framuel Mate Channel entra lui. Vabbè, a parte questo, i canali dei ragazzi di Sailor Team, da Framuel Mate Channel a Chiaraccio. Noi ci vediamo domani, quindi questa settimana anime e manga non c'è stato, perché abbiamo fatto la Mystery Box e la Defun Box di gennaio 2018, che noi vi do appuntamento direttamente alla Defun Box di marzo, perché io non l'ho acquistata. Mentre noi ci vediamo domani con la recensione della Funko Pop. Avevo fatto un sondaggio tra Sailor Uranus e Sailor Neptune Funko Pop. 4 voti hanno dichiarato Sailor Neptune vincitrice, quindi incredibile. Io ho 6 fans da quando non avevo 0. Poi c'è Sailor Saturn e Sailor Pluto e basta. Basta, Funko. Ogni mese, vabbè. Ci vediamo domani. Ciao, ciao, ragazzi.